Intanto vi presento il primo comico che aprirà la serata, signore, vi chiedo un grandissimo applauso per John Nodi. Comunque il nero è sempre il primo a morire. Allora, facciamo un rapido check stasera, vediamo quanti neri in sala stasera. Potevamo far meglio, eh? Secondo me non era chiaro a tutti che era gratuito, però... Allora, devo fare una confessione, io sono super fan del razzismo, perché non c'è nulla che stimola di più una platea di bianchi come la vostra, di un nero che dice negro ad altri neri. Ed è un po' come quello stimolo che ha magari il cameriere, di mezza età solitamente, al ristorante alla buona, no? Dopo che magari mangio tigelle, cotoletta alla bolognese, tagliatelle, che mi si avvicina con quel passo... E il sorriso emiliano mi guarda, buono il maiale, eh? Non sono musulmano, cazzo. Comunque, oggi vorrei parlare di quando 8 anni fa sono andato per la prima volta da adulto in Nigeria. Un viaggio che mi ha segnato molto. E, cioè, non ho avuto la malaria, cioè, sì, l'ho avuta, ma due viaggi prima, che non questo. Il viaggio dei sentimenti in Nigeria parte dal rinnovo del passaporto all'ambasciata di Roma. E il passaporto nigeriano è il passaporto verde, che elargisce il lusso di andare liberamente in Nigeria e nei paesi dell'Africa dell'Ovest. Qualcuno ne conosce uno? Una merda, visto? L'ambasciata nigeriana, quindi, che è il posto in Italia del paese più corrotto in Africa, Nigeria, nella città che ha la peggiore amministrazione, credo, in Italia. Un genio l'ha messa lì. Il rinnovo del passaporto è tipo una prova di coraggio ciao darwiniana, perché praticamente ci si ritrova in una stanza di 30 metri quadri, solitamente a seconda della stagione, senza riscaldamento o aria condizionata, senza cibo e senza il telefono. Quindi immaginate il disagio all'interno. Vi giuro che tanti neri così incazzati in una sola stanza non li avevo mai visti. E il bello è che quando sono andato io non avevo conoscenza di questa cosa, quindi dopo 3-4 ore che non rispondevo al telefono, con una scusa litigo, esco, prendo il telefono, guardo vari messaggi e mi colpì molto quello della mia ragazza che scrisse: senti, virgola, quei negri hanno rotto il cazzo, se non ti fai vivo entro 20 minuti, chiamo la polizia. Capite perché l'ho sposata? E se non è questo il vero amore? Poi il viaggio solitamente è di circa 6 ore con l'aereo che fa scalo nelle maggiori capitali europee, che possono essere Parigi, Francoforte oppure Londra. Quell'anno partì da Heathrow a Londra con la British Airways e devo fare un disclaimer, odio gli inglesi, puzzano e non si lavano, ma su quell'aereo si stava bene, cazzo, eh? Cullato 9000 metri di altezza con queste bianche bellissime, cioè lì davvero ho capito che in futuro sarei stato con uno di loro. Poi arrivati all'aeroporto di Lagos, l'aeroporto di Lagos è l'aeroporto più grande della Nigeria, ok? Lagos ha 21 milioni di abitanti e è stato quasi emozionante. Scendo, arrivo, tutti neri, bellissimo, dal primo all'ultimo, tipo Bologna Centrale dopo le 20:30, per farci capire. E ovviamente pronti via, scendo, arrivo all'aeroporto, boom, truffato. Perché ovviamente il nigeriano, per chi non lo sapesse, è tre cose: un bugiardo, un truffatore e un razzista contro gli albini. Sì, perché in Africa, in Nigeria principalmente, l'albino è chiamato europeo sfortunato. Perché si presenta spesse volte come rosa, quindi europeo, però è tra i negri in Africa. E quindi c'è, capite l'ironia, il genio? Cioè. E, ovviamente però la Nigeria non è soltanto questo, è anche tante cose belle. Sono andato a trovare mia nonna al villaggio e dove c'è mio zio, anche lui che è stradato, comunque un criminale, in realtà molto omertosa, molto familiare, e mi hanno truffato pure lì ovviamente, però perché in Nigeria tu quando nasci maturi già un debito verso gli adulti, cioè in Occidente vai dai nonni, no? Per far soldi, no? Per far cassa. In Nigeria è il contrario, tu vai dalla nonna e devi pagare. E ovviamente il dazio che devi dare è commisurato al paese di provenienza, quindi se sei da quei paesi cosiddetti ricchi, devi sganciare, non c'è storia. Ovviamente il villaggio, per fare un paragone, è tipo il quartiere della Barca, qua a Bologna. Non ha strade, perché altrimenti l'Epore avrebbe trovato il modo di fare il tram anche lì, sono sicuro. Porca miseria, che schifo. Però diciamo che... Vai ai 30, salva una vita. E ovviamente la Nigeria però è molto altro, un paese super diviso, però c'è una cosa che accomuna tutti sotto un'unica bandiera, è l'essere costantemente in ritardo. Perché in Africa, in Nigeria, dai, l'Africa non è un paese, dai, insomma.
vige la regola dell'African Time, ovvero il tempo africano. Cioè, tu organizzi una festa, un evento, dici un orario, e stai sicuro che prima di 4 ore di ritardo non ti presenti. Quindi, la nuova frontiera nell'Occidente, quando un nero organizza qualcosa, è mettere nel flyer, nel volantino, come disclaimer, African Time non concesso. Quindi uno capisce, evento negro, orario bianco, quindi puntualità, ok. E quindi c'è, nel senso, capite perché è difficile spiegare agli altri che cos'è la nigerianità. Cioè, io quando mi chiedono ma cos'è bello del tuo paese, le truffe, derubare la gente, però la cosa bella comunque è che tutti prendono le cose con filosofia, cioè comunque questo lasciare passare, tutto va molto bene. Ad esempio, anche mia nonna, quando 8 anni fa andai, le dissi: nonna, tranquilla, non ti preoccupare, 2 anni giuro e torno. Sapeva benissimo anche lei che era una cazzata, però, cioè, nel senso, anche lei comunque mi ha accolto con un sorrisone, perché ha visto dentro di me che nonostante tutto ho imparato gli insegnamenti e che anch'io, come lei, non sono altro che un bugiardo, un truffatore e un razzista verso gli albini. Grazie. Gianni, continuate l'applauso.